capita spesso che la lettura dei dati globali sia un ventilatore di ottimismo. E questo avviene in particolare quando i numeri vengono letti senza una valutazione critica e localizzata. Riguardo ai numeri del mercato automobilistico, molti hanno spruzzato profumo di rose, ma pochi hanno pensato alle spine. È vero che i risultati di vendita nel mercato mondiale hanno fatto segnare un sensibile incremento complessivo delle vendite, che ha interessato sia i grandi gruppi mondiali che i produttori presenti nelle nazioni a maggior margine di sviluppo, dato che si riverbera anche nell'analisi dei dati relativi alla Comunità Europea, con numeri di crescita importanti nei paesi dell'Est Europa ed una sostanziale tenuta nelle nazioni dell'Europa centrale. Fatto sta che il dato globale non può essere preso puramente e semplicemente anche per quanto riguarda la situazione italiana. I media hanno tenuto a sottolineare il dato dell'incremento netto di immatricolazioni in Italia, attestatosi ad un entusiasmante più 3,4%, un dato che ha suggerito agli osservatori una decisa crescita del mercato nel settore privato. Però, leggendo con attenzione i dati, si scopre che l'incremento si è avuto nelle immatricolazioni delle aziende, mentre per i privati si è registrato un laconico meno 6,3%. La lettura analitica consiglia che una grossa fetta del mercato auto è gestita dai noleggi a breve e lungo termine, ma anche che una grossa percentuale di acquirenti si rivolge ormai alle offerte di chilometri zero proposte dalle concessionarie. Inoltre, il dato è confermato dalla crescente offerta delle case automobilistiche di varie forme alternative all'acquisto, tra noleggi all inclusive o formule buyback confezionate anche per utenti non possessori di partita IVA. Formule che, nella sostanza, da un lato permettono ai costruttori di produrre auto anche senza darle in proprietà agli acquirenti, girandole poi al sempre florido mercato dell'usato, e dall'altro lato di permettere il possesso delle auto ad un'utenza che, come purtroppo confermano i dati Istat, è sempre più soggetta alla precarizzazione del lavoro. Se queste valutazioni possono concretizzarsi nella ricerca di un equilibrio tra produzione e vendita, in realtà non leggono anche la realtà locale. Quanto detto, infatti, cade se si analizzano i più recenti dati di vendita nella provincia di Reggio Calabria. Il dato che vi proponiamo, infatti, è il confronto tra il primo trimestre del 2017 e quello del 2018, anche con le performance ottenute dalle singole case automobilistiche. Nei primi tre mesi del 2018, le immatricolazioni nella provincia di Reggio Calabria sono state 1.866. Rispetto allo stesso periodo del 2017, si riscontra un calo del 9,95%. Un dato complessivo davvero preoccupante, che tra tanti alti e bassi si è riverberato nelle scrivanie di quasi tutte le concessionarie. È la Fiat a mantenere la testa nella classifica di vendita. Un dato che, apparentemente, rispecchia l'ottimo risultato nazionale, ma che nella sostanza ha invece il sapore del debacle, visto che rispetto al 2017 il dato di vendita è stato inferiore del 41,67%. Un buon più 1,65% l'ha ottenuto il marchio Toyota, secondo per vendite, davanti alla Renault che invece ha avuto un calo del 14,47%, ma con numeri che gli hanno permesso di sostituirsi nel virtuale podio alla Ford, che ha subito un calo del 29,88%. Tra i marchi che hanno avuto buone performance, i dati più interessanti vengono da Jeep, Seat, Suzuki e Dacia, mentre il segno meno ha colpito Audi, Honda, Hyundai e Kia. Per tutti, la necessità di trovare le migliori soluzioni per riportare le vendite del nuovo su livelli più vicini a quelli del resto del paese. E la cosa sarebbe molto facile
se anche i dati dell'occupazione e del reddito pro capite iniziassero un cammino di avvicinamento al resto d'Italia e complessivamente all'Europa.